le battaglie sono molto concrete, quindi via dall'euro subito, l'euro è la moneta della disoccupazione da Milano a Salerno. Lo stop all'immigrazione clandestina, ieri sono stato in Sicilia, è stato un disastro perché c'è anche un rischio sanitario di cui si parla poco. No alla legge Fornero, stiamo raccogliendo le firme per arrivare a 500.000 e fare un referendum contro la legge Fornero. Quindi battaglie concrete, poi uno può crederci, può non crederci. Ci chiamiamo Lega Nord, però abbiamo messo nel simbolo autonomie perché abbiamo candidati campani, siciliani, sardi, pugliesi. E quindi sono contento perché ieri a Lamezia Terme c'erano 250 persone a parlare di euro con la Lega, che è una cosa che fino a 2-3 anni fa era assolutamente impensabile. Le proposte di Renzi sono delle schifezze che sono l'anticamera di un autoritarismo, cioè vuole fare tutto lui, mi ricorda Napoleon, il maiale della fattoria degli animali di Orwell. Se dovessi scegliere quello comandava in fattoria, questo vuole comandare sull'Italia, ma l'Italia non è una fattoria, quindi giustamente noi abbiamo uomini come Calderoli che cercano di metterci delle pezze, però mi spiace che Berlusconi dica possiamo entrare in maggioranza, perché Renzi è pericoloso. Renzi è pericoloso e quindi noi faremo di tutto perché vada a casa il prima possibile. Cosa credo lavoro in discussione in aula al Senato? Fumo. Decreto lavoro, se non si cancella la legge Fornero e se non si esce dall'euro è fumo. Il rapporto con Tosi? Buono, a parte il fatto che lui è veronese, io sono milanista. Un giudizio sul sindaco di Salerno De Luca e sul governatore campano Caldoro? Salerno mi sembra una città stupenda e ben amministrata, a differenza di tante altre città della campagna, penso a Napoli, purtroppo che in condizioni ben diverse. Per quanto riguarda però il lavoro, si può fare di più, si può fare molto di più. Segretario, che idea si è fatto dei fattacci di Roma? Ho iniziato ad andare allo stadio quando avevo 5 anni e ci andavo in curva, non in tribune. Ho fatto tante trasferte, non ho mai visto scene del genere. Abbiamo presentato due proposte di legge come Lega, però per coinvolgere i tifosi, l'unica scelta è coinvolgere i tifosi per bene nella gestione delle società. A Barcellona voi non vedrete mai scene simili perché i proprietari del Barcellona sono i 170.000 soci del Barcellona, quindi anche in questo caso se Renzi si dà una sveglia ha nel cassetto la proposta della Lega, coinvolgi i tifosi nella gestione della società ed emargini automaticamente violenti. Ieri sono stato ad Augusta, dove sbarcano migliaia di persone, oggi ne sono sbarcati altri 900 a Trapani e c'è una Sicilia preoccupatissima. Quindi non è il bene né di questa gente né degli italiani importare 1.000 nuovi schiavi al giorno, cioè aiutiamoli là. Da lunedì cominceremo in tutta Italia la raccolta firme per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina e non esiste un centrodestra come quello di Alfano che impedisce. Alfano non è di destra. Alfano è più di sinistra di Renzi perché sta facendo più lui per i clandestini della Chienge.